Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Sara e oggi vi spiegherò come configurare il controller Trimble TSC3 con una rete esterna, ovvero in RTK, in soli 2 minuti. Partiamo! La prima cosa che occorre fare è creare uno stile di rilevamento. Accedete alle impostazioni, stili di rilevamento. Per crearne uno basta cliccare su nuovo, dargli il nome, accettare, opzioni rover, tipo di rilevamento ovviamente in RTK. Il formato di radiotrasmissione dipende da chi vi fornisce il servizio. Noi per esempio dobbiamo utilizzare multistazione RTCM. Bisogna selezionare il GPS che si sta utilizzando. Noi per oggi utilizzeremo un R8. Dopodiché andiamo avanti. Dopo aver creato uno stile di rilevamento dobbiamo connetterlo a internet. E come si fa? Bisogna andare su Connetti, Configurazione Internet. Se si utilizza una SIM interna bisognerà andare su Telefono, Internal Modem e rileverà in automatico la vostra SIM. In questo caso però voglio utilizzare il Wi-Fi. Vi si aprirà la schermata con tutte le reti, dopodiché se siete in giro e quindi non avete a disposizione il Wi-Fi, dovete crearlo tramite il vostro telefono. Vi faccio vedere come. Bisogna andare nelle impostazioni del proprio telefono, wireless e reti, pairing e hotspot, attivare l'hotspot. Se non la vedete tra i primi tre, dovete fare Show All Networks. Ed ecco qua, Sara. Se avete la password impostata, dovete inserirla. Quando vi esce connessione internet Wi-Fi stabilita, potete uscire. Una volta stabilite le opzioni di rover, bisogna creare il collegamento ai dati rover. Noi ce l'abbiamo già impostata, però vi faccio vedere come si fa. La connessione, se vi appoggiate a una rete esterna come noi, dovrete selezionare connessione internet. Per il contatto GLONASS bisogna creare quello che vi permette di collegarvi ai satelliti. Dovrete creare un nuovo contatto e inserire tutti i requisiti per accedere alla rete. Questi requisiti vi verranno dati dal vostro fornitore del servizio. Non ci resta nient'altro che andare su Top Generale, creare un nuovo lavoro. Basta andare su Misurare, Misura Punti. Qua avrete i vostri satelliti. Cliccherete su Misurare e vi partirà la misurazione. Ovviamente io non posso farlo perché sono qui in ufficio e il GPS da qui non prende abbastanza satelliti. Spero che il video possa esservi stato utile. Ricordatevi di lasciare un like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo tutorial!